It was tough. Tonight we came out, we gave it our all. You know, defensively we played great at the end of the fourth quarter. We made a couple mistakes, a couple turnovers that cost us the game. You know, missed a couple open shots. But I mean, every time we play this defense, it's gonna be tough. You know, we just gotta work harder this week coming up for the next game. You're a high people for your coming. Oh yeah, I'm always excited. I'm always excited to see you know, the brothers right here. And just the fans, man, it's always exciting playing in the popular league. We're so loud, it's rocking everywhere, it's always exciting. It's all that. And how was your team? It's great. It's a great team, great coach. Everybody's good. We just still have to put you know, pieces to the puzzle together to gel all together to get it right, but we're gonna be okay. What about the your friend? Oh, that's my bro right there. Man. He played amazing tonight. You know, always good to see that big man. It's always good to see him. So. Thank you. One question for me. Talking about the game, talking about the mentality, you show a completely differently mentality from the last game. You show more rage, more aggressiveness. Do you appreciate this kind of mentality? Yes, this is the way I play. Last game, I was just stuck in my own ways and was trying to get out in different foul trouble and stuff. But tonight, I was came out like I have to play aggressive, especially when you come here and play with a great team. I had to be aggressive all night long, defensively and offensively. That's when we had a chance. And you show a lot of focus, more than last game. Yeah, I had a focus. Coach talked to me here before the game. Told me to stay focused all through the game, no matter the ups and downs. Stay focused all game, that's what I had to do. Buonasera, ma siamo stati bravi anche oggi, insomma. Sono felice di aver aiutato la mia squadra anche oggi nel migliore dei modi. E niente, ma sono molto più contento ecco, di aver visto ecco, una squadra unita, proprio soprattutto verso il finale di gara, dove eravamo sotto e non abbiamo mai mollato, siamo sempre stati uniti a difendere l'edizione e poi giocando elevato che appunto in attacco non eravamo tanto fluidi, dovevamo essere molto concentrati in difesa, siamo stati bravi, quindi sono molto più contento per questo scambio per tutto il resto. C'è un momento chiave che ti ricordi di questa partita che magari pensi lì è girato? Ma ripeto, negli ultimi minuti della partita, perché vedevamo che il nostro attacco non andava, facevamo molta fatica a entrare nelle soluzioni dei giochi e dovevamo per forza stare in difesa, essere ancora più aggressivi come abbiamo fatto all'inizio e poi siamo stati molto bravi e secondo me questa qua, la nostra aggressività negli ultimi minuti è stata la chiave. Cioè, paradossalmente l'avete vinta anche dalla lunetta, dove prima non entrava praticamente. Secondo me se tiravamo con un percentuale, non ho visto, ma se tiravamo con un percentuale più alto sicuramente avevamo ecco, più sicurezza nei minuti finali, ma ecco, quelli decisivi li abbiamo segnati perché insomma, siamo stati bravi. Quanto vale questa vittoria, anche se è la seconda volta? Quanto è Trieste avete ottenuto? Sono due ottime squadre, dovevamo organizzare nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi, quindi siamo contenti di avervi fatto vedere chi siamo e continuiamo la soluzione. Sì, sto cercando di dare quello che posso alla squadra. In qualsiasi due cambiati di campo. E per ora sto mettendo una grande aggressività e chiaramente noi nuovi abbiamo bisogno forse un pochino più di tempo per entrare nei meccanismi della squadra, comunque parere risolvere non è facile per nessuno, però l'importante secondo me nonostante c'è stata una partita combattuta difficile per avere la porta a casa. Beh, tu allora hai sentito il clima che c'è, no? Per avere in casa la spinta dalla presenza? Assolutamente sì, assolutamente sì. Nei momenti di difficoltà secondo me è un valore aggiunto. Che dire, stasera ci ha aiutato molto. Per me è un'atmosfera completamente nuova. Spero di abituarmi velocemente, ma comunque voglio dire. La squadra stasera ha giocato solida a tratti e come detto prima è importante. Scusami, la ferro, un'ultima cosa. Tu che sei nuovo allora, come pensi
finora ti sei inserito in questa squadra, tu e anche gli altri due americani che sono siete nuovi, cioè questi tre giocatori come si stanno combaciando con gli altri? Ma facendo quello che ci chiede l'allenatore prima di tutto e facendo quello che serve alla squadra per vincere, poi al di là dei punti, dei minuti giocati, giochiamo tutti per un obiettivo comune. Chiaramente i giocatori che sono qui da 2-3 anni sono un po' più abituati ai momenti di difficoltà, sanno più come aiutarsi, sanno quello che fare in attacco, ed è per questo che comunque stanno giocando molto di più anche nei punti finali. Diciamo che ovviamente non sono molto fortunato ultimamente, in questo periodo sono nei finali punto a punto per la Palavera, comunque parto ovviamente da complimenti per le due squadre e ovviamente in particolare per Treviso, visto che ha vinto e penso che abbiamo reso una partita molto difficile, e complimenti a un clima splendido, uno sport per la Palavera e per la Lega 2 in particolare. Per il resto noi possiamo, cioè, non è che ho molto da commentare, nel senso che una squadra, entrambe le squadre potevano vincere, però credo che abbiamo fatto qualche errore di troppo, sia nella prima parte, che magari conta meno, sia nella seconda, in particolare di scelte, perché difensivamente abbiamo fatto una buona partita complessiva, però non riusciamo mai a collegare una situazione offensiva a una difensiva di livello. E quindi forse la determinazione, la rabbia che potevamo, dovevamo avere quando eravamo sempre un po' più avanti, insomma, non lo so, difensivamente per non prendere 2-3 canestri facili di nuovo, dovevamo condensarla meglio. E poi abbiamo sbagliato delle scelte, forse un po' di fatica, anche soprattutto quella transizione. Ecco, la cosa che posso dirvi sinceramente è che io sono venuto qua dicendo ai ragazzi che dovevamo giocare la nostra pallacanestro, che dovevamo cercare di correre sempre e comunque, perché questa deve essere la nostra pallacanestro. Sapevo che poteva essere rischioso e addirittura in certi casi anche un suicidio contro Treviso, però insomma, diciamo che la risposta è stata buona per gran parte della partita, però nei momenti clou abbiamo sbagliato chiaramente delle scelte. E poi nel complessivo le scelte si tramutano anche in disattenzioni sui secondi tiri, nel complessivo si tramutano anche in falli tra virgolette stupidi, nel senso che abbiamo fatto troppi falli inutili, ingenui, alla fine tutti questi pesano, e quindi insomma, diciamo che questo è stato lo svolgimento della partita e questo è stato il finale, ha avuto questo giusto vincitore, perché probabilmente abbiamo fatto un errore in più. E ho sentito Andrea Sicandi nell'ultima parte dire che loro sono nuovi, si trovano insieme, ragazzi, insieme agli americani. Ecco, è ovvio che voi potete pensare che i nostri problemi sono amplificati almeno 5 volte. I problemi, nel senso che la squadra è completamente diversa, meno equilibrata in certe situazioni e con tanti problemi, tante situazioni da migliorare tecnicamente, quindi siamo veramente molto un cantiere aperto, perché abbiamo delle attitudini tecniche da migliorare, abbiamo dei problemi anche nostri da migliorare, ci teniamo per noi, quindi è evidente che il percorso di lavoro è molto ampio, molto impegnativo, però insomma, diciamo che abbiamo giocato la prima partita di pallacanestro sostanzialmente intera del campionato, e questo deve ovviamente darci forza, perché credo che tutti abbiano potuto comunque distinguere delle potenzialità in questa squadra oggi. Senti, Alberto, quanto ti è mancato, perché bisogna anche parlare un po' di singoli, di vero amici, quello che tu sei abituato un po' a vedere? Sì, ci sono mancate delle prestazioni individuali che in una partita così equilibrata contro la squadra di Treviso ovviamente contano, insomma, magari non sono amici, amici quella più eclatante, Sandro. Abbiamo cercato comunque di restituirgli comunque un po' di fiducia anche alla fine, non tenendo in campo, però insomma, diciamo che la generosità non mi manca, però in questo momento sto vivendo con scarsa lucidità le situazioni di gioco.
Parlando di mentalità, direi che c'è stato un notevole passo in avanti in termini di ferocia rispetto alla gara di 7 giorni fa e in generale anche dalla Supercoppa. Condividi? Sì, certamente eravamo stimolati per questa partita. Ora mi augurerei che i nostri prossimi stimoli non arrivino necessariamente dagli avversari, perché questo significa scherzare col fuoco, ma arrivino prima di tutto da noi stessi, anche perché insomma, le possibilità di migliorare ci sono. Però chiaro, abbiamo fatto qualche passo avanti, però è chiaro che non è nemmeno sufficiente e soprattutto abbiamo bisogno di un percorso più di squadra. Al momento in cui difendiamo in 5, dobbiamo difendere veramente in 5, al momento in cui in attacco troviamo una via, che oggi era quella di allargare un po' più il campo rispetto alla bravura di Treviso a coprire l'area, quando l'abbiamo fatto sinceramente l'abbiamo fatto bene, mi permetto di dire che abbiamo fatto una pallacanestro buona in quei momenti lì, forse anche superiore a Treviso, però è ovvio che poi basta fare 3-4 attacchi consecutivi senza ritmo o giocando in uno spazio ristretto e dopo tutto si complica. Il Giacchetti è aggettore, come è la situazione sua? No, il problema è solo di inserimento, è vero che è un giocatore esperto, però non resta, cioè non lo so, resta ancora o fino a 30 dicembre non va a resto, penso, però chiede se è stato preso per il campionato o se è stato preso sembra che ancora lontano. Sì, che è quello che è stato annunciato, nel senso che è un contratto annuale, ma che può essere rivisto a quella data lì. Visto oggi ha guadagnato dei punti, credo. Ma no, attenzione, sia chiaro che i nostri problemi non sono di considerazione di fiducia in lui, ma ovviamente una logica di un progetto per cui lui comunque è arrivato a sostituire un giocatore attualmente infortunato, quindi è chiaro che non cancelliamo quelle che sono state le scelte, poi valuteremo un momento. Allora, tutto abbiamo detto che è difficilissimo, la mia squadra ha fatto un bene, che ha un tasso di talento pazzesco, pensavo alla squadra che ha come esterni Giacchetti, Corbet, Amici, Gergat, Casella, e con il mancato mercato ho dato i peri a questi ragazzi che completano, insomma. E questo americano ti ha fatto vedere che comunque è un giocatore di qualità, Caldussi, Brian, insomma adesso è un squadrone veramente competitivo. E quindi il fatto che avevo battuto, certo, tutti i problemi che possono avere di stagione, facendo questa percentuale più liberi e a un certo punto sbagliando anche tanti di da sotto, credo che per noi 28 su 62 non sia già usuale, per quest'anno la nuova difesa di Mantova, oltre 5 su 6 da 3, insomma, non assistiti dalle percentuali, ai liberi soprattutto, neanche al tiro, il fatto di aver vinto una partita così è un motivo di grande soddisfazione. La difesa anche oggi è stata quella che è stata la chiave, anche se in modo meno eclatante di Trieste, perché in alcuni momenti abbiamo concesso, soprattutto nell'ultima parte del primo tempo, quando ci siamo mangiati un vantaggino, eravamo andati avanti forse di 7-8 e abbiamo finito pari. E lì difendevo veramente malino negli ultimi minuti del secondo quarto. E poi anche nel terzo quarto, facendo errori difensivi abbastanza importanti, per fortuna nel quarto tempo ci siamo ripresi, diciamo nel quarto tempo, come anche il primo, abbiamo difeso in maniera veramente importante. Quindi questa cosa ci ha aiutato, ci fa fare un altro passo avanti, abbiamo tanta strada da fare, qualcuno sta migliorando, tutti stiamo migliorando come squadra, stiamo migliorando individualmente. Vogliamo crescere perché una stagione, come sappiamo, cioè difficilissima, per questo bellissima, abbiamo già avuto passato queste prime due partite che si sono decise negli ultimi secondi, questo sarà questa stagione e quindi dobbiamo essere sempre più pronti. C'è una spiegazione particolare su questa cosa dei tiri liberi o è un caso grande? Sarebbe motivato a tiri liberi male anche con giocatori che tirano sempre bene, quindi non so, direi di no. Ecco, direi di no. Uno su 7 di fatti vendere, una cosa che non abbiamo mai visto.
adattati ai supplementari, nelle partite in serie, per cui sono andato, che poi ho perso peraltro, davanti a, non so, un milione di spettatori, che succede là, tra spettatori in linea del campo, telespettatori, eccetera. Lui ha fatto tutto il suo tra i TV, quindi non è uno che la distanza è quella, il canestro è quello, quindi il fatto che oggi non siano entrati, comunque lavoreremo anche su quello. Alla fine avete messo comunque. Alla fine abbiamo messo i TV più molto importanti, sì. Sì, perché avevamo percentuali in altrata. Non è che l'abbiamo fatto avuto buona, ma ci avevamo veramente disastroso. Avete fatto tutto due buone squadre, siete arrivati insomma quel gruppo dei migliori. Sì, sì, ma. E affrontare con le squadre sarà la costante di questo campionato. Non mi meraviglia la vittoria di Verona Bologna, non perché penso che Bologna non sia una squadra, ma perché Verona è un'eccellente squadra. E non mi meraviglia niente, proprio non mi meraviglia nessun risultato, perché è un campionato veramente che può avere, non ha padroni in questo momento, non ha, e neanche non ha Cenerentole, quindi è un campionato che ogni partita, come dicevo prima, potrebbe decidersi di tutti i tre secondi. Quindi dobbiamo essere pronti, preparati, tirare fuori le nostre risorse, crescere e speriamo che vadano come sono davvero.